sogniamo sempre più. Ciao a tutti! Chissà cosa combineremo oggi io e i miei amici! Oggi è domenica, l'unico giorno in cui posso riposare. Vorrei essere lasciato un po' in pace. Oh, andiamo, caro. Lulu è ancora una bambina, cerca di essere comprensivo. Beh, sì, e tu sta buona, per favore. Sì, mamma. Centro perfetto. Lulu, non farmi arrabbiare. E su, via, tesoro, è ancora una bambina, cerca di essere comprensiva. Lulu, è il tuo angelo custode che ti parla. Ascoltami. Voglio che d'ora in avanti tu sia una bambina molto buona. Anch'io voglio diventare un angelo. Cosa devo fare? Quando vedi che qualcuno si trova nei guai, aiutalo. Mi hai capito? Deve essere stato tutto un sogno, però non importa. Aiutare chi si trova nei guai, così diventerò un angelo. Mamma, posso andare a giocare fuori? Beh, vediamo. Devi promettermi di tornare a casa prima che faccia buio. Va bene, allora devi tornare entro le 5. Sì, mamma. Sono proprio sfortunata. Non c'è nessuno che ha nei guai. Finalmente! Ehi, Toby, hai qualche problema? Certo, non si vede. Che bellezza, è meraviglioso! Meraviglioso, ma cosa dici? Niente, confidati con me. Avanti, cosa ti preoccupa? Dimmelo. Seguimi in casa e lo vedrai. Domani c'è il matrimonio di mia cugina e dovrò mettermi questo vestito. Sarai elegantissimo. Ah sì, guarda. Pesavo 3 chili in meno quando l'ho comprato. Adesso non mi entra più. Perché non provi a perdere 3 chili entro domani? E come? Beh, ecco, vediamo. Deve esserci un sistema. Dunque, fammi pensare.
pensare se tu, beh... Non c'è soluzione. Non darti subito per vinto, io non potrò mai diventare un angelo. Che? Lascia perdere. Ecco, ho trovato. Devi correre. Devo proprio. Cosa? Sta uscendo del gas? Da dove? Oh, sì, è vero. Ho corso un bel rischio, mi hai salvato. Questo è per te, in segno di ringraziamento. Non mangiarlo, sai, Toby? Questo è per te, cara bambina. Beh, se non accettiamo potrebbe offendersi. Continuiamo a correre più veloci, però. Giornata meravigliosa, guarda! Oh mio Dio, guarda! Oh, è il mio bambino! Aiuto! Aiuto! Fermiamolo! Preso! Tesoro! Oh, grazie, mi avete salvato, per fortuna! Come posso ringraziarvi? Non si preoccupi, abbiamo fatto solo il nostro dovere! Su, andiamo, Toby! Aspettate! Prendete almeno queste. Accettatele, vi prego. Ma no, signora, non deve darci niente. Oh, perché? Non vi piacciono? Ma no! Certo che ci piacciono e molto! E ora potrò mettermi quel vestito e andare alla festa nuziale. Ti ringrazio, Lulu. Ah, di niente, ciao. Ciao. È meraviglioso avere una brava amica come Lulu. Che strano, mi sta ancora stretto. Non è possibile!
povero me, in realtà sono più grasso di prima, che orrore! Non fanno altro che prendermi in giro. Oh, e perché mai? Perché non riesco ad arrampicarmi su quell'albero. Dunque, questo è il tuo problema? Che bellezza! Sono contenta quando qualcuno è in difficoltà. Cosa? Dai, avanti, sali sulle mie spalle. Forza, sali, non aver paura. Ci sei quasi. Come sto in alto adesso, mamma mia! Ma adesso come faccio a scendere? Ah, mamma! Mamma, aiutami, mamma! Ho fatto tante buone azioni e riuscirò a tornare a casa prima di buio come ho promesso! La 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 la. Infatti mi ha prestato i suoi pattini nuovi. Lo vedi? Abbiamo appena scoperto che è generoso. Modestamente. Scrivi. La mia prima dote è che sono generoso. E non solo questo, è anche gentile quando vuole. Sta a sentire. Questa. Mi ha
Buonasera, desidera? Salve, James, sono Lulu. Posso vedere Pierre? Il signorino Pierre è in casa. Però temo che non voglia ricevere visite. Scusi, ma non capisco, James. Cos'è questa storia? Beh, ecco, a dire il vero, si è chiuso a chiave in camera sua e ora si rifiuta nel modo più categorico di uscire. E perché? È tutto a causa di un uccellino, signorina Lulu. Uccellino, ma non c'è nessun uccellino qui! Ecco, in realtà il padroncino Pier voleva comprare un uccellino, signorina. Ah, ho capito! I suoi genitori non gliel'hanno permesso! Oh no, i suoi genitori non si sono opposti! Sono io che ho fatto in modo di evitarlo! Ah, davvero? Perché? Ecco, io sono il maggiordomo e per favore, signorina Lulu, non giochi coi pezzi d'antiquariato! E come le stavo dicendo, sono il maggiordomo e ho la responsabilità di tutto... Dicevo, sono il maggiordomo e tocca a me occuparmi degli animali. E questo è il motivo per cui Pierre si è chiuso in camera sua e non vuole più uscirne? Oh no, signorina. Poco tempo dopo ho avuto uno scambio di opinioni col padroncino durante il quale gli ho chiesto di lasciare quello che teneva fra i denti e lui si è irritato. Di lasciare quello che teneva fra i denti? Permetta di spiegarglielo. Signorino! Devo pregarla di lasciare quello che sta serrando fra i denti. E fra i denti aveva la sua gamba? Sì, esatto, signorina. Questa era la situazione. Perché non gli ha detto semplicemente non mordermi la gamba o qualcosa di simile? Perché io sono il maggiordomo di questa famiglia e lo sono ormai da parecchi anni. Giammai mi permetterei di fare uso di un linguaggio così basso e volgare. Ho capito. Vuol provare a dire a Pierre di scendere? Sono venuta a giocare con lui. Sì, signorina. James non vuole capire quanto è grande il mio desiderio di avere un canarino e finché non mi permetterà di averlo sarò arrabbiato con lui. Senta, James. Sì, signorina, in cosa posso servirle? Non c'è niente che lei desidera moltissimo. Ora che mi ci fa pensare, un desiderio ce l'avrei. Vuole che glielo dica? Una motocicletta. Una motocicletta? Per favore, shh! Questa sì che è una sorpresa. Cosicché il nostro James vorrebbe una bella moto. Ma sì, lo ammetto. È sempre stato il mio sogno segreto. Poter scorrazzare come un matto. Su e giù per le strade del centro su una moto tutta mia, godendomi il panorama a tutta velocità. La scongiuri perdonarmi, padroncino. Scusate, ma perché non vi aiutate l'un l'altro a realizzare i vostri sogni? Ehi, questa sì che è una buona idea! Può ben dirlo, padroncino, così potremmo avere entrambi quello che desideriamo. Lei il suo canarino e io... Urrà, bravo! Ed io ti farò comprare la tua moto. E voilà! Signorino Pierre, lei non sa quanto mi ha reso felice. Allora ti occuperai del mio canarino? Sì, e potrei portarla a fare le sue passeggiate in motocicletta. Urrà, evviva! Andiamo! Accelera, James! Più veloce, più veloce! Accelera! Più veloce, James! Sogni felici ci dai.
sempre più.